Oggi sono molto più deluso rispetto alla partita con la Roma. Nella partita con la Roma vi dicevo che pareggiare una partita contro una squadra comunque buona, da posizioni alte di classifica come la Roma, non era un disastro, ecco. Non è un disastro neanche oggi, indubbiamente, però la sensazione che ti dà questa partita, questo finale di gara è per me di delusione. È una grande delusione, ma era un po' la mia paura perché quando ho visto la formazione oggi ho detto aiuto, è una formazione che mi piace tanto. È un 11 titolare che mi piace tanto e quindi se oggi non arriva il risultato, la prestazione diventa un po' un problema. Diventa un po' un problema perché si va a perdere tanto entusiasmo. Ecco, oggi secondo me è così, che non significa, ecco, cioè, no, non voglio dovermi mettere a tradurre ogni singola parola, Non significa che, oddio, la stagione è andata a puttane, non credo più nella Juventus. Io credo che la Juventus farà una grande stagione. Lo credo anche oggi, lo credo anche adesso. Però è ovvio che questi due risultati, ma secondo me molto più questo, ti vanno un po' a sgonfiare quell'entusiasmo che c'era. Questo credo che sia fuori da ogni dubbio. A maggior ragione perché ora c'è la Champions. Quindi ora il livello si va ad alzare per forza di cose. Credo che la partita di oggi non sia stata per niente letta bene dal mister, da Thiago Motta, perché oggi c'è stato un grande limite della Juve, perché oggi la Juve non è andata a dare ampiezza. Cioè, il primo tempo che è stato pessimo è stato, secondo me, una brutta lettura tattica di Thiago Motta. Il secondo tempo un po' di roba si è iniziata a muovere invece, ci sono state un po' più occasioni, ma anche nel primo c'era stata quella di Gatti su calcio d'angolo, non è questo il punto. La Juventus ha sprecato tanto. La Juventus ha sprecato tanto perché ha avuto poche palle che poteva davvero tramutare in occasioni e non è stata brava nel leggere diverse cose. Più di tutto, in assoluto, per me, la gestione del centrocampo. Io credo che la partita l'Empoli l'abbia portata a casa, dico così anche se non l'ha vinta, perché è un risultato che è molto più vicino alla gioia dell'Empoli piuttosto che quello della Juventus. È normale che sia così, per la Juventus non vincere è e sarà sempre una delusione. Questo credo che sia un dato di fatto, quindi penso che l'Empoli sia molto più contento di questo risultato rispetto alla Juve. È perché l'Empoli a centrocampo è stato veramente una guerra per loro. Si sono messi l'elmetto, si sono messi il casco e sono stati bravissimi. Perché al di là di quella che è la delusione della Juve, indubbiamente è giusto che sia così, io credo che oggi ci sia davvero da dire bravi ai nostri avversari. Perché l'Empoli ha fatto un'ottima partita a quel punto di vista. Hanno fatto la partita che volevano fare. E sono stati più bravi di noi. Molto più bravi di noi. A centrocampo erano fortissimi da aggredire, hanno avuto uno spirito e un atteggiamento meraviglioso. E noi, non avendo la gestione degli esterni, perché sia Yıldız sia Nico tendevano a stringersi, non a mettere i piedi sulla riga. Infatti, secondo me, uno dei giocatori più pericolosi della Juve è stato Weah, e non a caso. Quando è entrato Weah ha giocato neanche mezz'ora, però il fatto che andava a prendere quell'ampiezza lì, secondo me ha aiutato la Juventus sul lato destro. Io l'unica speranza che avevo per riuscire a sfangarla in qualche modo era una giocata di Gueye lì sulla destra, perché mi sembrava davvero il giocatore migliore. Yıldız e Nico, sarà perché sono esterni che giocano a piede invertito e quindi quando gli esterni giocano a piede invertito tendono a entrare più dentro il campo piuttosto che dar l'ampiezza. Weah è stato l'unico esterno che con il suo piede forte andava sulla stessa riga, quindi destro su destro. E il fatto che fossero centrali gli esterni,
andava a congestionare il centrocampo. Avevi una situazione in cui l'Empoli difendeva con tanta densità dentro il campo e la Juventus, che per le qualità e le caratteristiche dei giocatori, entrava anche lei dentro il campo. Risultato? Tutti lì. Eravamo tutti lì. E senza dare l'ampiezza non potevamo riempire bene gli spazi e fare un ottimo giro palla, perché è stato un giro palla sterile, è stato un giro palla lento e soprattutto un giro palla inefficace. Questa secondo me è la grande lettura della partita. Infatti sono stato contento di vedere entrare Bangura e Weah, perché secondo me erano i giocatori migliori per poter cambiare nel resto della Juve. Nikos come è stato il peggiore, il migliore per me è stato Kalulu, che già nel primo tempo ha fatto una diagonale meravigliosa per andare a sistemare una situazione che poteva diventare molto pericolosa per la Juve, ma molto, molto pericolosa per la Juve. E davanti Vlahovic non può sbagliare quei gol. Cioè, Nico credo che abbia fatto una grande giocata nella partita. Una grande giocata nella partita, che è quel passaggio a Vlahovic. Quando hai un'occasione così grossa, devi buttarmela dentro. Sei il numero 9 della Juventus, il centravanti della Juventus, sono i giocatori che guadagni di più in Italia in Serie A, e buttarla dentro. Non c'è trippa per gatti, per fare la battuta sul capitano, che secondo me è stato un altro che ha fatto una gran prestazione. Apro e chiuso una parentesi, quello con Pellegri non era testa contro testa, era un diverbio, era una discussione, ma non era un testa contro testa. Chiuso parentesi, perché non mi è sembrato assolutamente quella la lettura giusta. Però Vlahovic deve essere più incisivo. Secondo me ha fatto bene nei primi minuti di gara, perché ha fatto dei begli appoggi, delle belle sponde, è andato a prendersi il pallone, a far vedere dei bei movimenti, poi è uscito completamente dalla partita. E non può fare così. Noi abbiamo bisogno del nostro attaccante, noi abbiamo bisogno dei nostri esterni, e sono i grandi giocatori che hanno deluso oggi. Ma lo stesso Kobe Mainers. Cioè, Kobe Mainers oggi ha fatto una partita in cui ha sbagliato tantissimo dal punto di vista tecnico, in cui si abbassava tanto. Lo stesso Douglas Luiz. Non siamo mai riusciti a valorizzare il centrocampo. Noi avevamo tantissima qualità. La nostra qualità oggi, abbiamo tanta qualità più dell'Empoli, è stata completamente annullata dalla loro fisicità. Perché l'Empoli si chiudeva bene, ripartiva bene, che in ripartenza ci ha fatto tanto male, tant'è che l'ultima occasione della partita è un'occasione colossale dell'Empoli, dove Gatti fa una chiusura meravigliosa, anticipando addirittura anche Perin. Noi abbiamo rischiato tanto in quella situazione, e lo sapevamo, perché già ieri in conferenza stampa una delle pochissime domande davvero di livello tattico a cui Thiago Motta aveva pure dato fatti complimenti al giornalista per la lettura, era proprio sull'Empoli che si chiudeva e ripartiva. Noi sapevamo che era quella partita, li sapevamo che sarebbero andati in guerra, quindi per me a maggior ragione è stata una brutta partita letta, cioè proprio preparata male. Questo, secondo me, questa è davvero la prima vera partita preparata male. Significa che il progetto Thiago Motta è fallito, che deve dimettersi, che deve andarsene. No, ragazzi, ma mi sembra follia doverlo dire, ma lo devo dire perché già durante la live queste cose le leggevo. Succede di sbagliare una partita. Succede. La Juventus è la quarta partita in cui non prende gol. Questa è l'unica vera cosa bella da dire. Che la Juventus non ha ancora preso gol in 4 partite giocate. 360 minuti. Non ha ancora preso gol. Bene, meraviglioso. Ora dobbiamo iniziare a farne di più, perché tolto il Como e tolto l'Hellas Verona, che sono state 2 vittorie larghe, importanti per la Juve ha dato l'impressione di essere inefficace in zona gol. Questa è la grande paura che c'è in questo momento. Perché oggi avevi anche un arsenale importante. Oggi avevi anche tanti giocatori che potevano fare la differenza, cioè i 3 giocatori che ci sono dietro Vlahovic, e lo stesso Vlahovic, quei 4 lì davanti, sono un livello molto alto per la Serie A, che devono produrre qualcosa in più. Per questo vi dico, per me la partita è stata letta e preparata male dall'allenatore, e i giocatori hanno fatto tantissimi errori tecnici che non devono fare perché hanno un livello molto alto. Questi sono stati 2 macro problemi
che si traducono in una 0-0 che per me è una grande delusione. Una grande delusione, perché la Juventus oggi butta via due punti. E lo fa in una partita in cui l'Empoli invece ha fatto molto 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 bene. Questo punto è oro per l'Empoli, perché è arrivato al seguito di una prestazione per me meravigliosa che hanno fatto loro, e noi invece abbiamo fatto decisamente una partita al di sotto delle nostre possibilità e del nostro livello. Per fortuna siamo alla quarta giornata di campionato e ripeto, la Juventus ancora non ha preso gol. Però questo è il momento in cui iniziare a fare dei punti, ragazzi. A farne tanti, perché è un mese tosto quello che verrà dopo la prossima pausa nazionale. E già adesso, con l'aggiunta della Champions, inizia ad essere delle settimane difficili. Quindi la cosa positiva, tra virgolette, è che questa delusione possiamo buttarcela alle spalle con la partita di Champions. Quindi ci prepariamo, andiamo a giocare la nostra partita col PSV, cerchiamo di portare a casa i primi punti europei, cerchiamo di smaltire un po' questa delusione, perché secondo me arriva anche al fronte di una partita dove avevi preparato una formazione titolare molto forte, con praticamente i giocatori che immagini possano essere titolari, e non solo non arriva la vittoria, ma non arriva neanche la prestazione. La cosa più importante oggi da fare è una sola. Una. Questa è veramente la pillola che voglio passarvi all'interno di questo video, dove ho analizzato in maniera, secondo me, abbastanza netta quello che abbiamo visto, una brutta partita. La pillola che vi do è questa: cerchiamo di capire perché è arrivato questo passo falso, questo stop, questo 0-0. E ripeto, per me è il fatto che non è stato utilizzato bene lo spazio. Non gestendo bene lo spazio, non sei riuscito ad avere un giro palla pulito, fluido e veloce, e questo è andato a congestionare la Juventus, che è apparsa ingolfata. Questa è un po' la mia analisi. Capendo queste cose qui e sistemando queste cose qui e chiedendo a dei giocatori come Nico Hildiz, che per caratteristiche vengono dentro il campo, bene, viene naturale per voi entrare dentro il campo? Non mi interessa, prendetevi l'ampiezza, datemi l'ampiezza, pestate la riga con i piedi. Questo serve alla Juventus per cercare di fare anche quei cambi campo da una parte all'altra, che nelle prime due partite e nella pre-season sono stati molto, molto importanti. No, non è crisi Juve, perché non può essere crisi per una squadra che ha collezionato 8 punti senza subire gol nelle prime 4 partite. Il bottino poteva essere maggiore? Sì. Sì. Punto. Ma non è crisi. Non passate il messaggio che è crisi. Queste sono tutte tappe che serviranno per cercare di capire gli errori, per cercare di capire cosa si è sbagliato e migliorarli. Se noi facciamo questa cosa molto bene, se al termine di questa partita l'unica analisi è fallimento, abbiamo già finito l'anno, ora non abbiamo capito niente di come si deve approcciare un'analisi all'interno del mondo del calcio. E concludo questo video con un messaggio che sembra sempre banale e scontato, ma che in questi momenti vedo che tende sempre meno a venire fuori. Forza Juventus, fino alla fine, forza Juventus. Ciao.